Dai. No, 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 il ghiaccio no. No, il ghiaccio no. Il ghiaccio no. Il ghiaccio no. No, no, no. Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di Viti di 6, ma tu sei palloncini. Volevo augurarvi buon 2023 a tutti, dato che questo sarà l'ultimo video dell'anno. Visto che ha avuto molto successo lo scorso video, proviamo a fare un altro giro. Vorrei provare a farlo in Town Center. Vediamo. E facciamo difficoltà media, quindi già più complicato. Al mondo è fatto d'acqua fuori, ok? Abbiamo semplicemente una sparapuntine. Ah, giusto, dobbiamo potenziarci e facciamo uno di tutti. Facciamo ancora vita. Ok, possiamo saltare, cose come al solito. Fate bene, comunque questa casa, brutta posizione. Nel senso, brutta per noi, ma buona per lo sparapuntine. Le case fatte carine, sì. È decisamente una mappa molto più difficile rispetto a quella della scorsa volta. Eccolo, che ci fa esplodere. Perché non c'è la siepe che ci ripara, quindi c'è la possibilità di che ci colpisca tutte le volte. Io posso tagliare, vero o no? Per quale motivo dovrei fare il giro intorno allora? Va bene, ok, che bello che hai fatto. Sto guardando la porta, tutti i dettagli, fatto bene, probabilmente li ha presi in giro da altre cose, però direi che ha fatto molto bene. Si può saltare il tracciato? No, ok, almeno quello non si può. Ah, e con il ghiaccio ci ferma, ok, la prima volta che facciamo un'interazione con il ghiaccio che ci ferma proprio. Non ci fa danno, però ci ferma. Essendo la difficoltà più difficile, non è la modalità facile, ma quella media, alla fine della partita ci dà meno soldi per poterci potenziare. Io non capisco perché dovrei fare un giro intorno alla casa, e quindi tagliamo corto, andiamo. Aumentiamo ancora rigenerazione e vita. Vediamo adesso un'altra scimmia di ghiaccio, perfetto. Proprio alla fine per fregarti, che se ci sono cose che ti sparano, all'ultimo ti uccide. Ah, qua gli piace il ghiaccio, va bene, va bene, va bene. Tanto ghiaccio, tutto per te, buono. E siamo neri, quindi non ci dà neanche più problemi i cannoni se dovessero arrivare. Magari quando compro il prossimo livello zebrato, magari non ci ferma neanche il ghiaccio, sarebbe buona cosa. La modalità facile arrivava fino al livello 20. Adesso la modalità media arriva fino al livello 30. E poi ci sarà la modalità difficile che arriva fino al livello 40. E poi c'è anche la modalità infinita che la proveremo, anche se sarà veramente difficile. Però intanto andiamo avanti e vediamo di superare questa modalità media. Ci può congelare il ghiaccio adesso? No, vero? No, non ci congela. Come sospettavo. La cosa che manca in questo gioco è la possibilità di fare più soldi, perché siamo limitati ai soldi che ci dà semplicemente a fine round, e quindi questo è abbastanza un problema. Mi piacerebbe avere quindi la possibilità magari di combattere le scimmiette, avendo la possibilità magari di investire soldi in un vivaio di banane che piano piano ci darà più soldi durante la partita. Mi sento molto limitato dai pochi soldi che ci dà, e quindi vorrei poterli magari rischiare un po' e investirli per poi guadagnare di più in futuro e riuscire ad andare avanti, perché sennò veramente fai poca strada e sei limitato alla possibilità di quello che ti permette il gioco. Mi piacerebbe avere la possibilità di riuscire a, ok, comprare, che compri gli strati e simili, diventi di ceramica e simili, ma mi piacerebbe comprare anche la possibilità di cambiare tra i vari tipi di palloncini, tipo ad esempio premendo Q cambi tra il palloncino di piombo, tra il palloncino viola o simili, a seconda della situazione puoi cambiare, se sei abbastanza bravo, cambiare la tua caratteristica e quindi non vieni colpito. Tipo ad esempio il ghiaccio che può distruggere il piombo, ma qua ti può diventare piombo e così ripassare a tutto. Dopodiché magari quando siamo qua vicino, per non farci fermare, che magari lui mi fa scoppiare, poter diventare zebrato e qualcosa del genere. Se diventi di piombo praticamente riesci a sopravvivere a tutto, almeno attualmente, però quando diventano i cannoni o simili. Quindi inizialmente il piombo sarebbe potentissimo. A seconda delle caratteristiche che tieni di più durante tutta la partita, le scimmie si specializzano, no? Magari qualcosa del genere, in cui le sparapuntine inizia a sparar fuoco, questo qua diventa un cannone criogeno che spara, che riesce a distruggere il piombo, cose del genere. Che poi ho parlato così tanto che non mi sono neanche accorto che ho 3300 e non ho ancora potenziato niente. Adesso siamo già palloncini di ceramica rigenerante, quindi già molto buono. Speriamo di non beccare la super scimmia. Aia, mi ha fermato. Sono queste qua le situazioni in cui è parecchio brutto. Però magari c'è un bonus speciale al di là di questa casa che non ho visto, e magari dice, se solo se passi per di qua ti diamo qualcosa di super. No, vero, no, niente. Niente. Vabbè. Spero che questo giro il gioco sia un po' più clemente nel darci la super scimmia un po' più dopo e non subito fra un round, perché sennò iniziamo già a perdere tantissimo ed è complicato. Comunque mi sembra più corto il percorso rispetto a quello che facevamo
in quello della siepe, ecco. Cannone, ma nessun problema. Aia, cannone, aia. Ne prendo tanti di colpi, eh. Ne prendo tantini. Ah, vediamo dove l'ha sparato. C'è tipo un muro invisibile in cui oltre non va, quindi non è che va verso l'infinito e oltre la palla di cannone. Perfetto. No, ha messo direttamente una sparapuntine di livello 2 messa lì, in un'ottima posizione per la sparapuntine. Aia, non mi piace, non mi piace. No, 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 no. E questa qua è la situazione brutta, che se sei nel brutto punto c'è la super scimmia, lì sei morto, diretto. Morto, mortissimo. Aia, aia, aia. Ai, ehi. Non so come faccio a resistere e non scendere mai, però mi fido e dico che va bene. Andiamo avanti per il momento, vediamo cosa potrebbe servire. Nessun altro cannone qui. Inizia a essere bravo a posizionare le cose. Se poi quei cannoni lì diventano quelli grossi che sparano a bombe a frammentazione. Dove l'hai sparata? C'è una super scimmia, ma non lo so quanti problemi potrebbe darci. Quindi attualmente andiamo avanti così. Via, salta tutto, salta tutto. No, no, no. Fortunatamente siamo in una zona in cui non ci colpisce tanta roba. C'è solo il cannoni lì, ma sparano lentamente. Vediamo la super scimmia qua com'è messa, che secondo me ci dà parecchi problemi. No. 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 No, è meglio che tipo... è meglio che tipo vado qua dietro e mi ricarico. E mi sa che è meglio che faccio il giro da di qua. Via, 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 via. Via, salta, 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 schiva, schiva, perfetto. Ok, un'altra super scimmia lì, no, 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 no. Non so se comprare il mob, comprare rigenerazione. Perché da quello che ho capito il mob ha 25 di vita non rigenerabile e va alla metà della velocità che c'è scritta qua, quindi andrebbe a 4 e 25, quindi non tantissimo. Provo ad andare ancora di vita e rigenerazione. Proviamo a lasciarci 2000 per il mob nel caso, ma credo che dovremmo... ipoteticamente farcela qui. Bisogna continuare a saltare, scappare. Fortunatamente la super scimmia ha... ma quando gli dico che ha una pessima mira inizia a colpirmi malissimo. Non vale così. Basta, 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 basta. Rigenerati. Prima strada andata. Vediamo adesso la seconda. Vai. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. No. No, no, non vale, non vale, non vale. Ok, allora, colpisce fino a qui in fondo, non vale, eh? È vietato. Basta, proviamo a farlo così. Adesso che siamo un pelettino più veloci. Però se diventano una super scimmia al plasma siamo fregati come al solito, ok. Perché ha una mira troppo buona, la super scimmia è quello il problema. Se iniziasse a sparare, a mancare come tutto il resto sarebbe perfetto. Ok, qua sono nella safe zone. Perfetto, via. Schivalo, 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 via, 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 salta. Ok, due super scimmie, no, 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 no. Proviamo a farcela così, vediamo. Mi sto sempre tenendo i 2000 per il mob. Quindi, questa, quella lì di ghiaccio mi preoccupa. Aspetta qua un attimo, aspetta qua un attimo, aspetta qua un attimo, rigenerati. Via. Quindi anche qua adesso, no, 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 no. No, no. Basta, basta. No, no, no. Fa. Proviamo un altro di vita e un altro di rigenerazione. Ci proviamo così. E non c'ho abbastanza soldi per la velocità. Ok, ok. Aia, aia. Dai. No, 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 il ghiaccio no. No, il ghiaccio no, il ghiaccio no, il ghiaccio no. No, no, no. Il ghiaccio così. Le situazioni bruttissime. Ok, possiamo provare ad andare. Vediamo. Via, via, no, 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 super scimmia, non devi colpirmi così spesso, non devi colpirmi così spesso, no? Posso star qui? No, 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 ok, punto sicuro. Bisogna trovare i punti sicuri della mappa per star fermi e rigenerarti. Tipo in questa situazione, aver avuto il mob per arrivare fino a qui e star fermo non mi serviva a niente, via. L'ho già fatto tante altre volte, perché dovrebbe essere un problema? Perché dovrebbe essere un problema? Non dovrebbe essere un problema, no? La super scimmia qua fa schifo, quindi dovrei riuscire ad arrivare. Perfetto, perfetto. Corri, 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 corri. Aspetta, siamo a 20 di vita. Strano che non, con 20 di vita non c'ho un ceramica completo. Quasi. Dai, dai, no, 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 no. Ok, fortunatamente niente mi colpisce lì. Sto qui un attimino, così mi rigenero per bene. Via. No, c'è il cannone qui brutto, c'è il cannone qua brutto.
C'è il cannone qua brutto. No, ecco, quel cannone brutto. Esattamente, quel cannone brutto. Quel cannone brutto. Stai qui, stai qui. Perfetto. Via. Il cannone brutto lì è proprio brutto, eh. Rigenerati tu. Rigenerati, rigenerati, rigenerati. Perfetto. C'è qualcosa al plasma? No, vero? No, niente al plasma. Niente al plasma. No, no. No, no. Sta qui fermo, sta qui fermo, sta qui fermo, sta qui fermo, sta qui fermo. Ok. Questo qua sarebbe stato l'ultimo round della partita precedente. Invece abbiamo altri 10 round da superare. E proviamo a spendere 2000 con il mob e 600 di velocità e proviamo. Probabilmente non mi è assolutamente utile, però vediamo subito. Perché vedi, iniziano già a colpirmi, devono colpire solo 25 volte. Ecco, già finito, quindi 2000 praticamente buttati perché riuscivo già a arrivare quasi tutte le volte qua. E probabilmente quindi all'ultimo round c'è l'avatar solare come la scorsa volta. Avrei 2500 per dargli altri 50 di vita, ma niente di che. Direi di puntare ancora su questi. Non c'è ancora nessuno che ha il plasma. Super Scimmie mi colpisce sempre. Guarda quanta strada ho fatto. Tantissimi, insomma. Il problema del mob è semplicemente che non si può rigenerare. È quello il problema. Se no sarebbe anche lì un buon potenziamento da comprare. Che 25 vite in più per 2500 rispetto a 1 in più per 1100 sarebbe meglio il mob, però. C'è qualcuno che è al plasma? No, non mi sembra che ancora ci sia nessuno al plasma. Che casino che sta arrivando. Proviamo a buttarlo un altro nella vita. Ok, proviamoci tanto per. E un po' più di velocità. Ok, via. Siamo un mob, siamo alla metà della vita di un mob, quindi riusciamo a colpire fino a 50 colpi, il mob normale riuscirebbe a prenderne fino a 100. Però vediamo che di strada non ne fa tantissima. No, 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 ok, sta lì, sta lì, sta lì. Di strada non ne fa tantissima. Mi sembra ancora una pessima idea avere, comprare il mob. No, 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 via. Sono proprio passato in mezzo alla sparapuntina che mi ha fatto tantissimo male, però dovremmo farcela. Ok. Sì, no, no, no. Ah, ma ha aspirato quasi tutte le torri che c'erano nella strada per fare il dio del sole. Ok. Diciamo che non va bene. Diciamo che non va bene. Ah, se spara su tutta quanta la mappa? Così, buttato così. Non vale, proprio non vale. Proviamo allora a aumentare questo, questo, e un po' più di velocità e via. Forse era il 25 round finale, non era il 30, perché mi sembra un po' troppo OP. Non vale, eh. Che poi spara su tutta la mappa. Poteva mica essere una più brutta posizione. Sì, anche nel ghiaccio, il ghiaccio no. Ai ai ai. No, vabbè, ma non ogni volta così. Non ogni volta così. Non ogni volta così. Come fa ogni volta a colpirmi adesso il ghiaccio che solitamente non mi colpiva mai? Gne, gne, gne. Non voglio perdere tutte le vite qui. No. 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 Dimmi che non mi colpisce qua. Ok, qui non mi colpisce, più o meno. Siamo in ceramica pieno, che bello. E non so adesso come fare a andare lì, ma ci proviamo lo stesso. Corri, salta, 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 schiva qua, nasconditi qua, perfetto. Aia, no, non vale, non vale, non vale. E via, salta. Ah ah, tempio, vinto, vinto, sì. Ce l'abbiamo fatta al primo colpo, è stata bruttina, ma il tempio non doveva fare una cosa del genere. Fortunatamente il tempio è molto scarso nel mirare, quindi se salti lo schivi molto bene. Ce l'avevo fatta al primo tentativo, quindi non so se sia per la tecnica migliore o perché era più facile rispetto ad Edge. Ci mancano altre tre mappe con altre praticamente due modalità. Questo qua quindi dovrebbe essere su Monkey Meadow, dovrebbe essere molto semplice perché fai così, così, così. Non dimmi mica perché pensavo dovessi fare tutti i cerchi, ma tagli tantissima mappa. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.